Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ne approfitto visto che con il Black Friday hanno messo i veicoli più gettonati, più usati di GTA Online in sconto. Ne approfitto finalmente per rispondere a una domanda, a più domande a dire la verità, che mi avete sempre fatto in molti, ma che non sapevo mai rispondere con esattezza. La domanda, raga, l'avete letta nel titolo, è quanti missili tiene l'Oppressor, la Stromberg e tutti i veicoli che sì sono in sconto, ma anche quelli che non sono in sconto, ma che la gente preferisce ad altri. Quindi partiamo subito con questa lista. L'Oppressor MK2, sapevo quanti ne aveva, ma adesso ho la certezza matematica. L'Oppressor MK2 tiene 20 missili, niente di più, niente di meno. Partiamo con un altro veicolo famosissimo in GTA Online, la Deluxo. Per la Deluxo, raga, è abbastanza semplice perché in alto a destra vi uscirà il numero esatto di missili che avete a disposizione. Ora, attenzione perché dovrebbe uscire anche con la Stromberg e non so con quale altro veicolo. Però non sempre in alto a destra vi apparirà, come in questo caso, il numero di missili. È un bug, non so se riguarda solo me. O se riguarda tutti i giocatori, o se non riguarda, non lo so, raga. So che a volte escono e a volte no. Comunque la Deluxo tiene 30 missili, niente di più, niente di meno. Altro veicolo reso famoso da GTA San Andreas. Io poi con questo non riesco mai a partire col turbo, perché c'è un turbo, ma non sempre mi parte. Comunque, raga, il Thruster c'ha un numero di missili veramente strano, perché il Thruster tiene 26 missili. Vi giuro, raga, li ho contati due volte, una volta quando li ho sparati e una volta montando la clip. Sono 26 missili. Non chiedetemi perché, ma mamma Rockstar ci ha voluto rubare addirittura 4 missili. Partiamo con un altro veicolo bomba, tanto bello quanto inutile, tanto stupido quanto inutile, raga. Perché la Rainer a me personalmente piace. Però vi giuro raga, non vi taglio la clip, ma vi voglio far vedere quanti missili tiene questa macchina. Ora, il prezzo esatto della Rainer 2000 non me lo ricordo, ma dovrebbe essere qualcosa oltre i 4 milioni. E indovinate raga, quanti missili tiene la Rainer? Cioè, veramente è una presa per il culo questa macchina. La Rainer 2000 tiene 8 missili. 8 missili. Il bello è che quando la comprate vi avvisa anche il gioco. Non è come quelle della missione, non so cosa dice. Però cazzo, 8 missili sono veramente troppo, troppo pochi, raga, per una macchina da oltre 4 milioni. Veramente pazzi. Una delusione la Rainer 2000. Ora partiamo con l'APC. L'APC è un discorso un po' a parte, perché questa è l'APC base, come potete vedere. L'APC base, quello che comprerete senza mettere la torretta SAM, che dopo ve la farò vedere, avrà il cannone con i proiettili infiniti. Attenzione perché per sparare dall'APC non potete più guidare se siete da soli, quindi o guidate o sparate. Questa è la torretta base, quando voi acquisterete l'APC avrà questo cannone con i colpi infiniti. Ora vi faccio vedere l'APC con la torretta SAM, che è la modifica che possiamo sbloccare nel bunker. La torretta SAM spara 6 missili. Se voi tenete premuto R2, li spara in rapida successione. Penso che spara 6 missili in tipo 3 secondi. È veramente qualcosa di devastante la torretta SAM. Io personalmente l'APC l'ho sempre consigliato. In più, da quando c'è il fatto del Kozatska, se fate le missioni preparazione in free mod, è consigliatissimo se siete con un amico. Ma veniamo finalmente al succo di sta torretta SAM, perché è tanto bella, tanto devastante, ma purtroppo i missili finiranno in un batter d'occhio. Come dicevo prima, ha 6 file di razzi e spara 6 razzi per 10 volte. In tutto l'APC con la torretta SAM tiene 60 razzi. Dipende raga, sono tanti ma sono anche pochi, perché la prima volta che userete la torretta SAM vi sembrerà di averne sparati 10, ma vi assicuro che è veramente una bella modifica. Ora, Oppressor MK1, uno dei veicoli che io schifo più di tutto in GTA Online. L'ho comprata raga solo perché ho i soldi. Uno, non la so guidare,
perché tutte le volte che io prendo il volo puntualmente casco per terra di faccia, perché non c'è una volta che io non cado per terra con sta moto, sempre, sempre, sempre. L'Oppressor MK1 tiene anche lei, indovinate un po', 20 missili, raga. 20 missili anche l'Oppressor MK1. Questo, raga, la Stromberg fino all'arrivo della Torador era il mio veicolo preferito, perché era l'unico ad avere la possibilità di diventare un sottomarino, e in più contro gli Oppressor era veramente il top del top. La Stromberg purtroppo con l'arrivo della Torador è stata surclassata, non avendo il turbo e tutte le cose. Anche lei può essere parcheggiata nel Kosatska e tiene 30 missili come la Deluxo. Altro veicolo, uno dei miei preferiti. Ora raga, io la tampa armata ce l'ho maxata perché ho sbloccato tutto quello che si poteva sbloccare con le ricerche del bunker. La tampa armata avrà il doppio minigun, che è veramente devastante, avrà i missili guidati e non guidati, in più avrà il mortaio posteriore. La tampa armata, vabbè, il minigun è infinito, lo sapete. La tampa armata tiene 20 missili, che siano guidati o non guidati, non fa differenza, sono sempre 20, che ne usate 10 di uno, 10 dell'altro, il numero è sempre quello, e in più la tampa armata tiene altri 20 colpi del mortaio posteriore. Ve l'ho voluto mettere giusto per completezza, raga. Comunque non è consigliato come veicolo la tampa. Prossimo veicolo, la Vigilante, raga. Anche questo io non è che lo consiglio, perché calcolate che questi veicoli qui, a parte la PC, scoppiano tutti con un missile. Quindi costano tanto e secondo me non ne vale la pena. Comunque la Vigilante, anche lei 30 missili. Ultimo veicolo della lista, la Scramjet. Raga, vi ricordo che gli sconti che vi ho fatto vedere oggi del Black Friday sono attivi solo dal 26 al 29 di novembre. La Scramjet, anche lei come la Vigilante, la Stromberg e compagnia bella, tiene 30 missili. Ora raga, grazie se mi avete seguito fino a qui. So che è un video palloso, ma ripeto, l'ho fatto perché non sapevo rispondere con esattezza se mi chiedevano quanti missili tiene la PC, quanti missili tiene quello. Quindi raga, grazie per avermi seguito fin qua, scusatemi se vi ho fatto annoiare, fatemi sapere con un commento se sapevate il numero esatto di missili di ognuno di questi veicoli, se avete domande fatemelo sapere anche questo nei commenti, se no c'è Instagram adesso che l'ho fatto nuovo, oppure Facebook. La live del weekend non so ancora se sarà sabato o domenica, ve lo farò sapere. Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!